Allevatorina Erba, ciao a tutti. Settimana scorsa abbiamo fatto un video anteprima sulla fiera di vite in campagna e come... Dai, che abbiamo appena cominciato. Abbiamo fatto un video parlandovi della fiera di vite in campagna e non possiamo portare gli animali. Cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo pensato oggi? Se le galline della fattoria del Verdemondo non vengono a vite in campagna, allora saremo noi a portare le nostre galline da voi, perché ci lavoravamo da 6 mesi, perché per presentarci a questa fiera con degli animali adulti da potervi offrire, e noi chiaramente lavoriamo con 6 mesi d'anticipo. Quindi ecco, la vite in campagna non possiamo portare i nostri animali, ma i nostri animali sono comunque pronti per voi e quindi oggi ve li facciamo vedere tutti. Non tutti, però ecco, vi facciamo una carrellata degli animali che abbiamo in fattoria, che non possiamo vendervi alla fiera di vite in campagna, ma che potete tranquillamente venire a acquistare alla fattoria del Verdemondo qui in Veneto, in provincia di Rovigo, specificatamente a Rosolina, nel magico parco del Delta del Po. Quindi niente, oggi facciamo parlare loro. Qui con me abbiamo un po' delle razze che vi avremmo proposto in fiera. Abbiamo le Amrock, abbiamo le Marans, abbiamo le Araucana, abbiamo le Austrorp, la Morosetta, e adesso vi faccio vedere anche tutte le altre, cioè le Oliver Egger, le Livorno e i Cemani. Quindi ecco, oggi una carrellata dei nostri animali che potete venire a trovare qui in fattoria. Cominciamo un po' con la carrellata. Vi avremo sicuramente offerto qualche coppia di queste bellissime Morosetta bianca. Questo è un esempio di quello che avreste potuto trovare alla fiera e che chiaramente potete comunque trovare qui. Quindi ecco, coppie di Morosetta. Sicuramente avreste trovato e troverete qualche coppia di Amrock. L'Amrock è la nostra razza, diciamo, che secondo me ci caratterizza di più. Avevamo in serbo per voi anche qualche coppietta di questa bellissima razza di cui noi andiamo completamente pazzi. Abbiamo già dei buoni soggetti, un'ottima barratura, la colorazione degli animali. Sono tutti animali che hanno 5-6 mesi, che li abbiamo fatti nascere tra settembre e ottobre. Non sono ancora completamente sviluppati, lui ancora ne deve fare di strada per diventare come dovrebbe essere. La colorazione dei tarsi promette già una buona coda, ecco. Quindi anche Amrock alla fattoria del Verdemondo. Un'altra razza alla quale abbiamo lavorato durante tutto l'inverno è la meravigliosa Australorp, gallina molto molto particolare, con dei riflessi veramente eccezionali. Noi l'abbiamo in colorazione nera, abbiamo, come vedete, delle bellissime coppie pronte, abbiamo maschietti, femminucce, insomma ecco, ci eravamo preparati bene per questa fiera, quindi non sarebbero mancate anche loro alla vita in campagna, ecco. Una razza di gallina che depone uova molto grandi, campionessa di deposizione. Poi cos'altro? La particolarità di questa razza che a me piace molto è che il gruppo viaggia sempre insieme. Quindi quando abbiamo un gruppo di un maschio, 7-8 femminucce, le 7-8 femminucce con il maschio viaggiano sempre insieme all'interno del pollaio. Quindi ecco, una caratteristica sociale di questi animali estremamente buoni, anche se la loro stazza non lo direbbe. Quindi ecco, anche questi animali che noi amiamo per tutte queste caratteristiche. Abbiamo e alleviamo anche le Araucana. Avremmo avuto e abbiamo dei bellissimi animali anche qui. Con le Araucana abbiamo fatto un po' un pasticcio, nel senso, vi spiego, non abbiamo fissato bene la nostra colorazione. Siamo partiti da delle femmine frumento e poi avevamo un gallo oro che ci ha portato dentro il blu, e l'anno scorso c'è nato una Araucana blu. Quindi ecco, diciamo che il genotipo dei nostri Araucana per quanto riguarda la colorazione è un po' ballerina. Continuiamo così perché comunque ci stanno uscendo degli animali comunque sempre molto belli, anche se di colorazioni differenti. Sulle Araucana abbiamo questi bellissimi soggetti, qualche difetto dal punto di vista del genotipo della loro colorazione, però ecco, chiaramente, come potete vedere, poi il fenotipo è comunque un risultato veramente di animali comunque di qualità,
anche se non abbiamo uno standard vero e proprio, però ecco, comunque vi possiamo sempre offrire anche per quanto riguarda questa razza una colorazione splendida. E la cosa buona è che abbiamo la colorazione azzurra delle nostre uova, che sono delle uova che hanno tutte la stessa colorazione, quindi anche questo è importante, soprattutto per chi poi va a lavorare con gli Oliver Egger. Piccolo difetto sulla colorazione, però ecco, per quanto riguarda la qualità e la colorazione delle uova è comunque sempre importante. Ci pregiamo di potervi offrire anche questi animali con questa piccola sbavatura dal punto di vista genetico. Allora, altra razza alla quale stiamo lavorando da qualche anno, stiamo cercando di scurire le loro uova, queste sono le Marans Nero Ramato. Altra razza presente in fattoria e altra razza alla quale abbiamo lavorato durante tutto quest'inverno, ed ecco, ci pregiavamo di riuscire a portarvi questi animali che come vedete sono quasi adulti. Troviamo qualche uovo negli ultimi giorni all'interno del pollaio. Noi avevamo lavorato bene appunto per riuscire a portarvi anche questa razza in fiera, che noi chiaramente, come tutte le altre, amiamo molto profondamente. Caratteristica di questa razza, chiaramente un bellissimo pollo, origine francese. A me piace molto il gallo, molto importante, le piume, quindi i tarsi piumati, e chiaramente il loro inconfondibile uovo scuro. Ecco che questa è una coppia, secondo me, molto ma molto bella. Allora, altra razza importante che abbiamo in allevamento, e qua dobbiamo ringraziare solo i nostri clienti, perché questi ci sono stati donati da Davide, che non è di Livorno ma che ha avuto le uova, da Francesco, che è di Livorno, entrambi miei clienti e amici, quindi ne approfitto per salutarli. Siamo stati anche nei loro allevamenti. Abbiamo questi bellissimi Livorno collo oro. E qui adesso il gallo è ancora giovane, ha 5 mesi in questo caso, deve ancora migliorarsi, però ecco la colorazione, la livrea, lui non era con lei, quindi adesso se la sta cercando, adesso è un po' scappato. Non è facile tenere il Livorno qui con noi, però ecco, questo è un gallo che chiaramente promette benissimo. Livorno collo oro, chi ha visto i nostri soggetti ne sono rimasti veramente veramente entusiasti. Qui abbiamo un uovo bianco, ottime ovaiole anche loro, molto ruspanti. Lei adesso ha una coda che grida vendetta, insomma non sono messe al top. Le Livorno è una razza particolarmente ruspante, quindi ecco, lei ha ancora la crestina piccolina, insomma, come vi dicevo, animali non completamente adulti. Queste sono altre coppie che avremmo portato volentieri in fiera. Ve le facciamo comunque vedere. Altra razza che eravamo pronti a presentarvi era la Cemani. Questo è un galletto un po' più giovane, questo ha 4 mesi. C'è nato anche qualcosa a novembre. I Cemani sono arrivati un po' più tardi. Comunque una coppia quasi adulta. Degli animali già in fase di completa formazione. Con i Cemani anche lì, secondo me, sono animali splendidi, noi li amiamo per il loro fascino. E all'inizio ti turbano un po', tutto questo nero è molto d'impatto, però poi ecco, impari ad amare anche queste sfumature, questi colori. Per quanto riguarda il nero di questa razza, ci siamo, insomma, le dita, le unghie dei piedi sono tutte belle nere, di rado troviamo delle sfumature rosse nei loro bargigli o nelle loro creste. Poi sulla bellezza, chi ne sa, adesso questo non è un animale completamente formato. Sulla colorazione ci siamo, sui vari standard di razza promette bene. Anche questi animali erano animali che ci pregiavamo di potervi portare. Comunque, ripeto, sempre animali che potete trovare qui alla fattoria. Averli in fiera sarebbe stato molto ma molto gratificante da parte nostra. Portarvi il nostro lavoro, motivo d'orgoglio per noi. L'orgoglio lo sviluppiamo ogni volta che venite a trovarci qui in fattoria. E colorazione dell'uovo di questa gallina, bianche, non nere, come c'è una foto
che circola online, che porta molti giovani allevatori fuori strada. Sono completamente nere ad eccezione delle loro uova, che sono non crema ma bianche. Sono razze che abbiamo portato dentro in allevamento e che non le abbiamo più tolte, perché privarsi di soggetti di questo tipo per noi non ce la facciamo, quindi continuiamo anche con i cemani. Finito, ho pensato bene di portarvi anche un po' di pulcini. Questi sono pulcini che erano pronti, non sapevamo ancora che non potevamo portarli. Ci siamo anche procurati delle razze che non avevamo, perché quando abbiamo fatto l'incubata non avevamo ancora tante uova. E quindi abbiamo chiesto a degli amici, ci hanno dato le viandotto dorate, abbiamo le olandesi ciuffate, la cucincina gigante, e quindi oltre alle razze che vi ho fatto vedere prima, vi avremmo presentato anche qualcosa in più per quanto riguarda i pulcini. E i pulcini sono qua, quindi ecco, non ci sono problemi, e li potete vedere. Abbiamo anche pulcini di un mese e pulcini nati solo 5 giorni fa, che contavamo di portare pulcini di 1-2 mesi e pulcini di un paio di settimane in fiera. Quindi ecco, sono qui, stanno crescendo, stanno bene, ci stanno dando un bel po' di soddisfazioni. Ecco, questi chiaramente aspettano tutti voi qui alla fattoria, e ci vediamo con tutti i prodotti del Verde Mondo alla vita in campagna e Agri Umbria. Per quanto riguarda gli animali, non dovete far altro che venirci a trovare qui in fattoria, e tra le altre cose vi offriremo anche il nostro miele, stiamo costruendo l'orto, avrete anche di che passare la giornata. Vi aspettano anche i nostri Minù e Fulmine, i nostri miniature horse Mario e Speranza. Quindi ecco, venite a trovarci in fattoria, sarà molto sarà un orgoglio per noi ricevervi ed eventualmente darvi quello che vi serve, uova o animali. Io intanto vi saluto, lo dico un'altra volta, forse non l'ho detto, ci vediamo in fiera ragazzi, ci vediamo venerdì, quindi fra 5 giorni da oggi, ci vediamo in fiera ragazzi.